Ecco uno dei miei contorni preferiti, i peperoncini verdi, i pupanuncelli sum. Con questo tu puoi sfiziare come vuoi tu, capasto con coppa pizza, mezza un pizza di pane, come vuoi tu, i peperoncini verdi sono caffino romano, aiuto. E tra i miei contorni preferiti voglio i pupanuncelli sum, i peperoncini del fiume. Allora, come prima cosa, sciacquateli naturalmente, la asciugate per forza prima di andarli a friggere, però togliete con un coltello la parte di sopra, tanto bene, e vedete questi semini? Li dobbiamo togliere tutti, quindi dovete avere anche un poco di pazienza. Fate così, vedete? Ta 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 ta, ta 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 ta, e togliete tutti i semini, dovete farli tutti quanti così. Fatti tutti quanti, ma andiamo in padella, vai, mettiamo un bell'olio extravergine d'oliva, quello buono, e facciamoli scaldare l'olio. Quando l'olio è bello caldo, andiamo dentro e attenzione agli schizzi. Mettiamoci il coperchio sopra e ogni tanto andiamo ad aggirare. Si dice in gergo che i peperoncini stanno a mushare, quindi si devono un po' ammorbidire, ma ogni tanto andateli a girare. Comunque, i peperoncini, quelli là, veri e propri, che sono stati abituati a mangiarmi a Napoli, erano quelli là un po' più piccolini, che in questo caso sono un po' più grandi, ma ci vuole un po' di fantasia. Comunque, continuiamoli a cuocere, andarli a mosciare. Nel frattempo, io mi taglio il pomodoro che mi serve. Se avete i pomodorini, ancora meglio. Io ho questi qua, che stendono e mi arrangio. Quando diventano così, vedi? Che stanno ammusciate, imparate anche voi un po' di napoletano. Prendiamo e ce li mettiamo su carta da parte. Una volta che l'abbiamo fritti, pigliate, sembra solita padella, passateci una pezza, ci mettete un altro poco di olio, tanto bello, perché quell'altro olio l'abbiamo tolto naturalmente perché ormai era fonduto. Ci andiamo a mettere un paio di spicchi d'aglio all'interno, accendiamo e facciamo rosolare. Rosolato l'aglio, guardalo lì, tanto bello, andiamo di pomodori all'interno. Possiamo mettere giusto un bello pizzico di sale, un poco poco di pepe. Basilico, un camion. Girate, girate sempre, vedete che poi il sale fa uscire tutta l'acqua di vegetazione del pomodoro e vi esce sta bella cremina. Dovesse prosciugarsi, ci mettete un po' d'acqua, comunque un paio di minuti e ci mettiamo i peperoncini là indo. Ah, e tra l'altro l'aglio io ci rimango indo. Poi chiù chiappa mucca, come fa? Ora un minuto di silenzio, un minuto di silenzio. Non vi preoccupate, le mani sono belle pulite. Andiamo ci a mettere indo, tanto belle, facciamo sposare i peperoncini verdi con questo sugo e pomarolo. E viene, viene, mamma mia, Carmine, guardate che spettacolo, guardate qua. E cadora, però ma già fanno la zuzzimaria, aspettate un attimo. Avovare la zuzzimaria. Allora, questi qua modo li puoi mangiare come contorno, come primo piatto se ci butta la pasta, ti puoi mettere coppa pizza, quello che vuoi tu. O pane. Questo qua è un panino fatto con la pagnotta della pizza che è ancora bollente. Guardate qua com'è bella cavra cavra. Accominciamola allora, tanto bello, guardate qua. Cata bontà, non voglio sapere niente. Provolone del Monaco, Daniele Filippello. Ma ti mangi la coppa, gli scagliette tanto bello. Se qualcuno ci va a finire la coppa però. Forno a palla, giusto 3 minuti, o facciamo squaglia sto provolone. Voglio, mamma mia, o provolone del mono che si è squagliato. Mo ci mettiamo la cupola di San Pietro, la coppa, tanto bene. Mamma mia, Carmine. E mo? Voglio veramente un freddo cuore. Sta sozza io veramente a fine mondo. Peperoncini verdi alla napoletana. Mamma mia, guarda che cavolo.